Dai bambini ai VIP, il passo è breve, il ministro degli interni Matteo Salvini sarà ospite questa sera in seconda serata su Canale 5 del Maurizio Costanzo Show nella Formula 1 contro tutti che già ha visto nel recente passato al centro della scena personalità discusse e amate allo stesso tempo come Carmelo Bene, Giovanni Falcone, o più recentemente anche Fabrizio Corona, e tanti altri ancora. Domande su più temi, discussioni a 360%, non ce ne voglia il ministro Lezzi, NDR, e un one man show che come appena visto su Rai 3 nella classe dei bimbi alla lavagna si sa ben destreggiare anche quando si ritrova bersaglio unico di domande e anche critiche. Continua il periodo d'oro del ministro leghista più chiacchierato della storia che, se da un lato viene sempre più contestato da opposizioni, istituzioni europee e associazioni in difesa dei migranti, dall'altro nutre un seguito enorme sui social e con notevole impatto sull'elettorato. Salvini ha portato la Lega dal 4% al 30% e questo, al netto delle discussioni, è un fatto che giustamente lo pone come un fenomeno sociale prima ancora che politico interessante. Maurizio Costanzo nel suo show ha schierato un parterre variopinto per provare a metterlo in difficoltà e affrontare tutti i tempi più caldi del momento. Salvini canta sul palco del Maurizio Costanzo Show. Da Flavio Briatore a Roberto Cinquecentesimo Agostino, dal cronista Mario Giordano, a Rudy Zerbi, passando per Enrico Papi, Giulia De Lellis, il rapper Mattia Briga, l'attrice Diana del Bufalo e Luca Trapanese, padre single di una bimba da un protagonista di una storia commovente da raccontare, tutti uniti sul palco con Salvini nel tentativo di affrontare i temi spinosi del momento. Di certo, come è avvenuto di recente con la puntata de Alla Lavagna, la presenza in TV del politico più discusso d'Italia alzerà un polverone tra gli eserciti pro barra contro Salvini, io razzista? No, tutt'altro, tengo solamente alla sicurezza e alla salute degli italiani, affermava solo qualche giorno fa su Rai 3. Oltre al razzismo però, sul palco del MCS si tratterà con il vice premier della Lega anche di sicurezza dei cittadini, degli sgomberi di questi ultimi giorni, le difficoltà economiche e la crisi del lavoro, ma anche sfondi più soft come il gossip di recentissima chiacchiera, la fine della storia con Elisa Esoardi, il tifo caldissimo per il Milan e perché no, anche un certo gusto cannoro. Sì, Matteo Salvini al Maurizio Costanzo Show ha pure cantato la hit di Vasco Rossi Alba Chiara, com'è andata? Giudicate voi stessi. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.